Ti sei appena laureato in farmacia? Stai per terminare il percorso universitario in Italia e vuoi andare a vivere a Londra? Invia il tuo curriculum a Boots, anche se vivi ancora in Italia. In questo video ti spiegheremo come fare il farmacista a Londra e come candidarti per la più grande catena di farmacie presente nella capitale e su tutto il territorio britannico. Ma prima di tutto, sigla! Per esercitare la professione di farmacista a Londra è necessario il riconoscimento del titolo dal General Pharmaceutical Council. È importante, al fine dell'ottenimento della conversione del titolo, essere cittadino europeo, essere in regola con l'ente professionale italiano, essere in diritto di esercitare la professione all'estero. Tra le varie competenze richieste è essenziale una buona conoscenza della lingua inglese. E mi sembra anche logico. Ma quanto guadagna un farmacista a Londra? I farmacisti dipendenti guadagnano molto di più in Inghilterra che in Italia. Questo è poco, ma è sicuro. Mediamente un farmacista a Londra guadagna 3.000 sterline al mese, per un totale di 38.000 sterline all'anno. Mica male, vero? Calcola inoltre l'incredibile e formativa esperienza che farai oltre i confini italiani. Questa esperienza lavorativa a Londra ti servirà quando deciderai di tornare in Italia e quando vorrai candidarti per qualche ruolo manageriale. Quindi davvero avresti tutto da guadagnarci. Io non ci penserei due volte se mi chiamassero per un colloquio conoscitivo. Ma come potete lavorare da Boots e che cos'è? Boots è una catena di farmacie più famosa in assoluto nel Regno Unito. Fu fondata a Nottingham verso la metà dell'Ottocento ed il suo successo fu dovuto alla qualità dei prodotti venduti a basso costo. Erano in pratica quasi tutte cose a base di erbe. Infatti Boots fu preso come punto di riferimento per la classe operaia che all'epoca non poteva permettersi di pagare medicinali e quindi ripiegava su prodotti di erboristeria. Oggi Boots ha migliaia di sedi in tutto il Regno Unito e anche all'estero. In ogni via famosa di Londra c'è almeno un punto vendita e la distribuzione dei loro prodotti avviene in modo capillare. Boots è una realtà professionale molto dinamica e è sempre alla ricerca di nuovi professionisti, anche neolaureati, da inserire all'interno del suo organico. Per candidarti ti basterà andare sul sito di Boots e scegliere per quale ruolo vuoi appunto candidarti. Mi sento intelligente. Sul sito troverai una richiesta molto ampia di organico. Si parte dal farmacista per finire addirittura fino all'operatore IT. C'è quindi l'imbarazzo della scelta. Ricorda inoltre che Boots offre la possibilità ai neolaureati di fare degli stage retribuiti presso i loro uffici centrali che si occupano di finanze, di marketing, amministrazione e tanto tanto altro. Una volta che ti sei candidato, non disperare se non ricevi una risposta nelle prime settimane. Infatti, a causa del gran numero di candidati, mediamente impiegheranno circa un mese per inviarti un'email informandoti se il tuo profilo professionale o accademico è di loro interesse. Se vuoi approfondire la questione e magari ti interessa leggere l'esperienza di un ragazzo che ha ottenuto per ben due volte la convocazione ad un colloquio da Boots, non ti resta che andare sul sito di Living London Way. Il link ovviamente lo trovi in descrizione. Credo sia davvero molto interessante l'articolo in quanto spiega esattamente tutto quello che succede durante un colloquio da Boots. Ah, come sono bravo! Spero che questo video ti sia piaciuto e che in qualche modo ti torni utile. È inutile dire che gli approfondimenti attraverso i link che fornisco di volta in volta sono fondamentali. Poi ovviamente a te la scelta. Se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace e lascia un commento. E se hai domande, ricordati che siamo sempre a disposizione, lo sai. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti. Inoltre che al termine di ogni video sono consigliati altri video più o meno a tema? Dagli uno sguardo. Ci vuole forza e costanza. Accetta il consiglio. Ciao!